Una splendida mattinata di sole ha dato luce all'evento più importante di quest'anno a Castellammare di Stabia, il ritorno in porto dell'Amerigo Vespucci. Già dalle prime ore della mattinata, i marinai in congedo dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Castellammare di Stabia, sezione Luigi Longobardi, e quelli della sezione Gian Attasio di Pompei hanno raggiunto lo Stabia Main Port in attesa dell'Amerigo Vespucci. L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e il Libero Ricercatore hanno organizzato una mostra storico-fotografica proprio sull'Amerigo Vespucci. Il ricco quanto unico materiale esposto ha riscosso molto successo. Durante l'attesa abbiamo raccolto un po' di testimonianze. Stato dal 68 fino al maggio 68 fino a novembre 68 sul Vespucci, nostromo. Io sono stato dal 56 al 62, sempre poi, in qualità di nostromo, sempre sommergibile. Giusto il tempo di scambiare poche chiacchiere ed eccola che arriva. Da che anno a che anno? Dal 65 al 72. Dal 65 al 72. E adesso il sentimento, l'emozione che si prova nel vederla dopo anni. Sono fatte le... La pelle d'oca. La pelle d'oca, perché ero un ragazzino, quindi la prima crociera è stata proprio un'esperienza inimmaginabile. Giusto il tempo di attraccare velocemente e inizia la visita a bordo. Buongiorno, benvenuti a bordo. Buongiorno. Benvenuti a bordo di nave Vespucci. Siamo da poco rientrati dalla campagna addestrativa che è stata svolta nel Nord America e Canada. Successivamente adesso stiamo effettuando alcune soste qui in Italia proprio nell'ambito della post campagna. Attualmente, come vedete, la nave è, diciamo, abbiamo appena ormeggiato, quindi vedete ancora personale che è in giro, che sta rassettando, che sta sistemando. Siamo molto felici di essere qui a Castellammare, che è, diciamo, la città natale dell'Amerigo Vespucci, che è stata varata ovviamente qui nel 31. Tanto benvenuti, e lascio un attimo la parola al maresciallo Scandamarro, che vi fa fare un giro dell'unità, un giro esterno, e poi successivamente ci rincontreremo per qualche altra informazione. Il Vespucci è veramente rimasto unico, esemplare, nave più bella del mondo. Perché? Sappiamo che nel 62 incrociò una porta aerea americana, la USS Independence. In luce cominciarono a trasmettere chi siete, Francia, e risposero nave scuola Amerigo Vespucci. Dall'altra parte risposero siete la nave più bella del mondo. Effettivamente questa nave non ha esemplari, quindi merito anche a voi che avete prodotto un gioiellino che noi non facciamo altro che portare in giro per l'Italia e per il mondo e far vedere che cosa è capace il Made in Italy di fare. Essere stati accolti come ospiti di grande riguardo, la visita è finita.
a fine visita siamo riusciti anche a scambiare due parole con il sindaco, emozionato più di noi. Sì, è già partita. No, sono veramente emozionato oggi perché avere qui il Vespucci per noi è uno straordinario momento di lustro per la città. Ritorna a Castellammare, lo ha fatto anche in passato, però si rinnova ogni volta che viene questo entusiasmo che attraversa tutti i cittadini, perché sono tutti memori, anche le nuove generazioni, di quello che sono stati i risultati, il lavoro messo in campo per costruire una nave del genere. Non a caso oggi ci accorgiamo ancora di più che è la nave più bella del mondo.